Noi siamo pronti. Ciao. Pronto, amore? Sì. Allora, questa qui è l'entrata, siamo arrivati. Come c'è l'entrata qua dentro? Sì, scusate l'infradito. C'è il bagno fatto così, sapete il mio amore per il bagno e che devo filmare i bagni, vabbè, come sempre. Voilà. Oh. Entrata. Ciao amore. Ciao. Qua adesso accendiamo il camino. Bellissimo. Poi la sauna. Questa è la nuova vasca. Cioè la nuova vasca. O comunque hai visto che ci sono anche i sali là. Sì. Guarda questo amore, che bello. Che è? Questo. È il portacandele. Che figo! Ah, possiamo anche accendere. Sono fatti col sale rosa. Poi accendiamo. Bellini. Cioè, guardate che telli. Vabbè, comunque. Questo è il balconcino e questa è la vista. Qua c'è il letto. Vabbè, qua tutte le cose. E poi qua, se aprite, c'è la cucina che è una figata. Com'è che l'ha aperta prima la tipa? Così? Ah, così. Tadam. Bellissima. Aperitivo? Contento? Sì. Aspetta. Di. Cheers. Cheers. Ok, abbiamo deciso di spostarci. Oddio, io non so se riesco ad infilarmi. Questo. Il questo. Ah sì, bravo amore. Good morning, perdonatemi il caos dietro perché c'è lo stendino. Niente, io mi sto facendo una tisana. Oggi è lunedì 20, oddio, 24 se non mi sbaglio. C'è un sole della Madonna, tra l'altro, e io ho il liso altissimo. Ma veramente c'è una bellissima giornata. E wow, cosa che non mi aspettavo. Tra l'altro c'è, cioè, sono, vabbè, con il pigiama in pile, ma fuori si sta veramente bene. Sarei voluta uscire, fare un po' di giri oggi, avrei dovuto avere un sushi stasera. Ci dovevamo vedere con alcuni
ragazzi che praticamente avevano fatto tirocinio il primo anno in cardiologia dove lo feci al DAMO, al primo anno proprio, e ci dovevamo appunto vedere con la nostra ex assistente di tirocinio, ma è saltato tutto, più che altro per questo coronavirus, ecco. Io ieri poi alla fine non ho più vloggato niente, insomma, vi ho fatto solamente vedere qualche clip. Yay! Perfetto, questa è la temperatura perfetta perché ci devono essere le bollicine, ma non deve essere, cioè non deve frizzare proprio. Questo qui è questa è la tisana che io ultimamente mi sto facendo, volevo farveli vedere tra l'altro, aspettate. La lascio un attimo, questa. Infusi fruttuosi 100% naturali, papaya e arancia. Qua mi stavo mangiando mezza banana, ma non ne voglio più, mangio dopo. Allora, questa qui, questo è uno, che è strabuono. E invece questo è un altro. Yay, io ho finito di montare il video vlog di venerdì e dovrei anche mettermi a montare quello di questo weekend, quindi così almeno questo va online domani e quello di questo weekend andrà. No, scusatemi, questo va online oggi e quello del weekend proprio della SFA, eccetera, andrà online domani. Adesso esporto questo e mentre lascio esportare penso che riordinerò camera mia perché comunque l'ho lasciata una settimana un disastro perché appunto non riuscivo nemmeno ad alzarmi. Io tra l'altro ho un brufolo che qua sta crescendo e mi fa malissimo, cioè è incredibile quanto mi faccia male. Ho passato la mattina a starnutire e a con sto raffreddore i muchi che meno male che mi scendono, ma boh, non lo so, mi sento un po' strana, non lo so perché, cioè. Poi vabbè, con tutta questa emergenza di coronavirus non è che insomma le cose stiano andando meglio. Devo dire che in generale qua c'è il delirio più totale. La cosa che insomma mi sento di dirvi è che appunto per questa settimana hanno sospeso scuole, università, tirocini. Io veramente non ho mai ricevuto così tante mail come questo weekend da parte dell'università, cioè di notte ci mandavano le mail. Confido insomma nel nostro sistema sanitario, anche perché comunque sia è vero che c'è il panico, ma è più il panico da parte delle persone, non tanto da parte di chi comunque ci sta lavorando dietro. Ora lì, eccomi, è pomeriggio. Io dovrei anche scendere più tardi a prendere un pacco prima della chiusura della portineria, insomma. Infatti adesso voglio finire un attimo, stavo guardando Amici e c'è la puntata di sabato e volevo vedere l'entrata al serale di Jacopo, quindi volevo un attimo vedere questo. Ho messo lo smalto ai piedi. Che carini i miei piedini. È uno smalto color nude preso tipo anni fa da H&M, ovviamente. Volevo anche metterlo sulle unghie delle dita, ma sono un po' indecisa perché volevo lasciarlo un attimo respirare, quindi adesso vediamo un attimo. Questa qui è la puntata. Sì, la devo guardare da qua per forza. Ragazzuole, allora io sono tornata a casa, sono scesa un attimo, ma a parte che non mi sono messa a filmare perché sono passata in farmacia perché mi serviva un integratore per la cistite e non c'era più, quindi mi hanno dato questo qui. E praticamente la fila dietro di me, disperati a cercare mascherine, disperati a cercare la mucchina, oh, ragazzi, ma comunque tanto per informazione ci si può lavare le mani anche normalmente con sapone neutro e acqua, cioè non è che per forza dobbiamo necessitare per forza della mucchina. Io non ho più parole, veramente. Cioè, a dire la verità, io ho una cosa di avere la mucchina in borsa, è una cosa che ho di mio, perché anche quando vado nei luoghi pubblici, eccetera, se magari non ho voglia di andare fino al bagno a lavarmi le mani, lo utilizzo. Però, cioè, mi sembra che sotto casa ci sia letteralmente il panico generale. Ho visto gente fare la spesa, cioè, a dei livelli con sta mascherina, cioè. Comunque, ho preso il pacco di Amazon e adesso lo apro con voi perché volevo farvi vedere, volevo rendervi partecipi. Se riesco, aiuto ad appoggiarvi un attimo. Questo qui è il pacco in questione. Guardate cosa ho preso. Et voilà! Allora, ho il 5 Minute Journal, di cui non vedevo l'ora, sinceramente, di avere e sono troppo contenta, insomma. L'ho pagato 22 euro circa su Amazon. Il 5 Minutes Journal, se non mi sbaglio, è un progetto di Mimi Icon, il marito. E oddio, a parte che mi è arrivato con
Qua un po' sbeccato, ma vabbè. Comunque non vedevo l'ora di vedere com'è dentro, ecco, e di utilizzarlo anch'io. Ho visto che tra le influencer barra YouTuber italiane, la mia amica Giulia, di About Giulia, lo utilizza. E insomma, alla fine mi ho detto no, basta, lo voglio prendere anch'io e voglio iniziare anche insomma questo percorso. Allora, ci tenevo a farvelo vedere come fosse dentro, insomma. E niente, qua dopo dovrò scrivere il nome. Aspettate che c'è veramente sto ISO, è troppo alto. Oh, ok, vediamo cosa c'è nelle prime pagine. Wow. Eh sì, è decisamente Mimi. Bellissimo. Ok, qua ci sono tutte le cose da leggere. Aspettate che non riesco a girare le pagine e a tenere la videocamera. Wow. Wow, sono contenta di averlo preso, secondo me è bellissimo. Morning routine. Ok, penso che qua spieghi come funziona il libro con tutti gli esempi. E qua dovete scrivere le vostre cose. Oddio, sono troppo contenta, bellissima. Wow. Poi qua ci sono tutte le citazioni, no vabbè. Comunque adesso me lo leggo per bene perché, appunto, penso che secondo me sia veramente un'ottima routine, insomma, da iniziare, ecco. Comunque la pagina, se vi interessa, è fatta così, una pagina standard. E qua dietro ci potete mettere le note, bello. Adesso mi metto a leggere. Ragazzuole, ho deciso che faccio con voi stasera, aspettate un attimo, è sera, ormai sono passate un po' di ore, io dovevo finire di pulire camera mia, non ce l'ho fatta, ho lasciato perdere, ho detto vabbè fa niente, lo faccio piano piano questa settimana, perché mamma mia, a parte che mi devo ancora riprendere da tutto. Comunque sto continuando a bere tisane su tisane perché appunto ho sintomi proprio di cistite, ma non voglio prendere la fosfomicina che penso di solito la prendo quando ho la cistite emorragica. Allora, volevo utilizzare con voi un prodotto che mi ha mandato Crespi Milano quando avevo preso, non mi ricordo se me l'ha mandato Crespi Milano oppure me l'hanno proprio inviato quando avevo preso o il bucato di Adele o la lampada catalitica. Fatto sta che è questo. Detergente sfogliante viso per tutti i tipi di pelle e volevo appunto utilizzare questo qui per poi farmi una maschera. Penso di averlo utilizzato solo tipo una volta. Come prodotto non è per niente aggressivo. Qua c'ho l'amico brufolo, non si vede perché ho aumentato un po' l'ISO perché sennò va a finire che l'immagine è troppo scura, fa un po' schifo dopo. Dicevo che vengono quasi da massaggio, a parte che mi fa male il naso. Mi asciugo. Oh. E mi faccio questa qua di Vroché, che è una delle mie preferite in assoluto. So che alcune di voi la conoscono e la usano. E mi piace veramente tantissimo questa maschera, quindi. La lascio in posa per 5 minuti e così abbiamo fatto la nostra, insomma,
night routine. Eccomi ritornata. Ok, mi si sta pietrificando la faccia, quindi ho deciso di levare assolutamente questa maschera il prima possibile, perché la cosa bella di questa maschera qui è che si secca immediatamente, agisce molto velocemente, però dovreste evitare che vi si secchi per troppo tempo sul viso. Poi mi voglio sciacquare il viso, perché anche dopo le maschere mi fa un po' schifo, cioè proprio asciugarmi direttamente basta. Quindi un filo di sapone allo zolfo e un po' di massaggi. Non so se si vede, qua c'è un punto rosso gigante, questo è il mio bruvolo. Bruttino, oh, devo dire che è veramente bruttino. Ok. Bene. E questo qui che è l'ennesimo brufolo che mi viene, sempre nella parte destra del naso, cioè proprio la punta del naso. Beh, niente, ce lo teniamo. Ragazzuoli, io non so adesso a che punto sia il vlog, sto facendo un po' delle prove per vedere come vengono i daily vlogs. Se avete idee o cose del genere, consigli, ditemi. Ci aggiorniamo domani comunque, perché comunque adesso passo anche la serata con i miei, perciò mi scoccio comunque stare lì a filmare eccetera. Domani magari cucino qualcosa a pranzo e lo condivido insomma all'interno dei vlog, così ci avete anche il vlog pronto. Mamma mia ragazzi, mi fa male il naio. E niente, quindi io vi consiglio veramente di non allarmarvi, ve lo ricordo ulteriormente, per questo benedetto coronavirus. Comunque ci teniamo aggiornati, perché ora come ora non mi va nemmeno di parlarne troppo in maniera specifica, con le percentuali, mica percentuali, no, perché sinceramente ancora non ci sono dei dati proprio succulenti, ecco, a riguardo. E so solo che oggi c'è stato un altro morto in Lombardia, se non mi sbaglio. E però vi tengo aggiornati, ci teniamo aggiornati appunto anche all'interno di tutti i miei social. Se siete interessate a seguirmi appunto, mi chiamo Beauty Nursing Pills dentro la pagina, cioè la mia pagina di Instagram, ecco, scusatemi, non sono più abituata a fare tutte queste pubblicità. E niente, basta, ci riaggiorniamo domani e vi auguro una buona serata. Cheers. Oh,